Il PD di Siderno ha organizzato il convegno Le vite doppiamente fragili delle donne anziane e maltrattate, tutele e interventi. A pochi giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 di novembre, il circolo PD di Siderno ha organizzato questo convegno per la violenza contro le donne anziane, che sembra essere ancora un tabù, un fenomeno silente di cui non si hanno dati precisi e che necessita di un'attenzione particolare. Se ne è discusso ieri pomeriggio presso la libreria Mondadori al primo piano del centro commerciale La Gru di Siderno. Allora, il circolo del Partito Democratico di Siderno, come ogni anno, anche quest'anno, a pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ha voluto offrire, dare la possibilità di discussione, di confronto alla cittadinanza e appunto organizza un convegno apposito. Questo il convegno ha come obiettivo quello di incentrare l'attenzione su una particolare sfaccettatura della violenza contro le donne, quale quella contro le donne anziane, che purtroppo è poco pubblicizzata, molto silente e non ha mai avuto negli anni la dovuta attenzione. Ecco perché quindi il nostro circolo, come ogni anno, ormai da tanti anni, ha voluto porre l'attenzione su questa tematica. La Commissione Speciale Pari Opportunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria è particolarmente lieta oggi di partecipare a questo convegno organizzato dal Circolo del Partito Democratico di Siderno per due ordini di motivi. Uno, perché come vicepresidente sono lieta di portare la Commissione, i saluti della sua presidente e delle componenti a Siderno, quindi nel mio paese. In secondo luogo, perché oggi trattiamo un tema che è particolarmente caro alla Commissione, tant'è che quando appena ci siamo insediate ci siamo fatte promotrici come primo progetto proprio quello di occuparci del tema degli anziani, e l'abbiamo fatto attraverso un progetto, La Molta Vita, Bagliori d'Argento, che attualmente attraverso una mostra fotografica è ancora itinerante lungo tutti i territori dell'area metropolitana. Quindi è per noi un tema particolarmente sentito, perché sappiamo che il fenomeno dei maltrattamenti e delle violenze nei confronti delle donne anziane e degli anziani in generale è comunque un tema un pochino più sopito rispetto al tema generale della violenza di genere, per cui è lodevole che oggi il Circolo del Partito Democratico di Siderno abbia deciso di affrontare questo particolare tema proprio in occasione del 25 novembre, della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Noi come Commissione ci impegniamo su tutto il territorio proprio per sensibilizzare su questo tema, per farci in un certo senso da cassa di risonanza tra le istituzioni e le comunità, proprio per sollecitare su questo tema, perché non rimanga un tema sopito e perché comunque ci si attivi con politiche attive per cercare di portare alla luce questa problematica e consegnare alle amministrazioni pubbliche in tutte le loro forme delle soluzioni per poter affrontare in via preventiva questo genere di fenomeno. È un problema sociale che naturalmente richiede un impegno costante da parte di tutta la società civile, perché richiede anche questa collettività che prenda consapevolezza di un problema di tale natura, che sicuramente non può rimanere inosservato, anche perché le statistiche parlano chiaro. Io sono in qualità di presidente, devo dire che effettivamente la nostra associazione comunque si occupa di tutte queste tematiche. Soprattutto il 25 novembre noi andremo pure a sviluppare il tema della violenza sulle donne con il titolo Tu chi sei, giusto per fare un identikit dell'uomo violento, che naturalmente si trova in una situazione psicologica particolare quando è proprio nel momento che vuole soprattutto far del male sia a livello psicologico sia a livello fisico alle donne. Quindi sarà un momento di riflessione e soprattutto sarà un modo per dire alle altre donne che è importante lottare e combattere per risolvere questo problema. Il Circolo del Partito Democratico ha organizzato, come ogni anno, per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un convegno apposito con particolare attenzione alle vite doppiamente fragili delle donne anziane maltrattate, che purtroppo è un fenomeno poco conosciuto, di cui si conosce appunto molto, molto poco, e soprattutto non esistono statistiche. In questo la Regione Calabria, come istituzione
Costituzione ha cercato e intervenuta, tant'è che lo scorso anno con la legge 12 del 2018 ha stanziato, che ha previsto appunto la tutela dell'invecchiamento attivo, una legge regionale che prevede, che ha previsto la tutela sull'invecchiamento attivo, ha stanziato 300.000 euro per l'annualità dal 2018 al 2020. Il tema che viene affrontato oggi è di particolare importanza, anche perché tante volte il mondo della terza età in queste giornate viene trascurato. Aver attivato l'attenzione su questo mondo e soprattutto averlo portato all'attenzione di questo auditorio e di questa giornata in particolare lascia ben sperare, anche perché possono venire fuori delle proposte e possono essere anche intavolate delle proposte che di fatto possono veramente incidere in quello che è il futuro di questo fenomeno della terza età. Il tempo ci sta dando un attimo di respiro, ma in realtà il vero problema è quello che entro il 2030 la terza età diventerà un fenomeno che, se non verrà governato debitamente, sarà uno dei principali problemi della nazione.